Amicone belle, salve a tutti! Finalmente ho finito di raccogliere le olive e ho fatto l'olio nel frantoio, quindi adesso mi posso dedicare un pochettino più a voi. Scusatemi se non ho risposto ad alcuni ai messaggi che mi avete mandato, intanto io vi ringrazio come sempre e quindi adesso sono un po' più libera, diciamo. Allora, cari amicone belle, oggi cosa vi propongo? Ho ancora in mano delle mele cotogne, vedete? Ho fatto da poco la marmellata di mele cotogne e oggi vi propongo la cotognata. Alcuni di voi mi hanno chiesto la cotognata e quindi vado a fare la cotognata. Ma prima di andare a fare la cotognata, come voi sapete, vanno lavate bene bene. Vedete? Tutta questa peluria, vedete tutto questo, eh? Vanno lavate. Quindi, anche se vi ho fatto vedere nel video precedente come si lavano, ve li faccio rivedere, ve ne faccio vedere una, due e poi me le vado a lavare io, va bene? Quindi per fare questa cotognata mi occorre dello zucchero di canna, quanto basta, quanto peso, quanto zucchero di canna. Ogni chilo di polpa metterò mezzo limone, va bene? Metterò mezzo cucchiaino di cannella e 5 fiori, cioè 5 chiodi di garofano, va bene? 5 chiodi di garofano, ma questi si serviranno dopo. Quindi io, cara amicone belle, mi vado a lavare con una spugna, nuova, pulita, mi vado a lavare le mele cotogne e vado a fare questo lavoretto qui. Ecco qui, cari amicone belle, la forchetta si infilza, quindi la mia mela cotogna è pronta. C'è da dire una cosa, che quelli di sotto cuociono prima, quindi l'ho tirati fuori e ho aspettato che cuociono anche queste, vedete? Guardate la buccia, è tutta spappolata. Quindi spengo e tiro fuori questi qui. Mi raccomando, non buttate l'acqua, il brodo, perché nel caso vi dovessero risultare qualcuna duretta, rimettetela e fatela cuocere. Tirate fuori quelli che sono cotti e quelli che devono ancora cuocere, li rimettete dentro, ok? Eccoli qui, cari amicone belle. Ho preparato il passa verdure, passa pomodori, una bulla dove andare a passare. Guardate qui che belle, guardate qui, belle cotte, con tutta la buccia. La metto sul tagliere, me la avvicino così siamo più vicini vicini vicini, cara amicone belle. So che vi piace quando siamo vicini vicini vicini. Allora, eccoci qua, vedete, guardate con che facilità vado a tagliare la mela cotogna, vedete, già tagliata. Vado a togliere il torso, qua, questo, e vado a togliere, mi prendo il coltellino che mi viene comodo, un attimino, eccomi qua, ci voleva il coltellino, che almeno col coltellino si fa prima. Guardate qui un pochino, come si infilza bene il coltello, come lo vado a tagliare bene 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 bene, perché è ben cotta. Potete vedere anche questo video precedente nella marmellata di mela cotogna che ho fatto. Ed ecco qua, vado a togliere il torso, è ancora caldo, eccolo qua, è ancora caldo, vedete? Viene via tutto, che è una meraviglia. Se voi sentite che c'è il coso duro, toglietelo, anche questo qui, vedete? Appena appena, ok. Fatto questo, cara amicone belle, vedete com'è bella? Zac, zac! E si mette nel passa nel passa pomodoro o passa verdure, come volete voi. Di nuovo, vedete, guardate qui come si infilza il coltello, guardate, è come la ricotta, vedete, ok, ben cotta. Guardate la polpa, anche se non l'ho macinata, guardate qui come già è bella polpa, vedete, è tutta già è bella cotta. No, come Natalia, ciao Natalia, che lei l'ha fatto la marmellata, mi ha scritto, mi ha detto
che gli è risultata un pochettino dura. E direi, se non ha cotto bene le melagotogne, è così. Allora, guardate che bella purea. Guardate com'è bella questa purea, guardate. Guardate. Visto? Questa è la purea. Quindi, finisco di passare tutte le melagotogne e ci vediamo al prossimo procedimento. Amicone belle! Un bacione. Vedete? Adesso scendo. Ops, sono scesa. Ecco qua, amicone belle, dopo aver finito di setacciare tutte le melagotogne, sono rimaste appena appena, sono rimaste appena appena le bucce, ovviamente, queste qui hanno fatto già il loro corso, il loro lavoro l'hanno fatto lasciando la gelatina naturale. Quindi mettiamo da parte questo e andiamo alla polpa. Guardate quanta bella polpa che c'è qua, guardate qui. Quindi ora io questa polpa la vado a pesare, in base al peso metterò lo zucchero di canna. Andiamo. Ovviamente non la farò tutta perché sarà un 3-4 kg. Ora vediamo. Quindi non la farò tutta, farò quella che mi serve. Il resto mi faccio la marmellata. Che troverete la ricetta della marmellata nella mia pagina home, nel mio canale. Allora, facciamo. Un chilo. E me la vado a mettere qua. Ecco qui. Me la vado a versare qua. Ok. Ecco qui. E ne vado a versare ancora. Me ne farò 2 chili. Amicone belle, 2 chili. Perché poi che ne devo fare? Poi me la mangio tutta io. A parte gli amici che la regalo, ma quella che rimane a casa me la pappo io. E non va bene tutti questi calorie. Ecco qua. Fino a qui siamo 2 kg, quindi 2 kg di zucchero. Va bene, ne faccio 2 kg e mezzo, perché poi me ne pendo. Perché poi regalo qui, regalo là, e a me non me ne rimane. Ecco qua, 2 kg e mezzo. Ecco. E a questo punto, cari amiche belle, vado a mettere 2 kg e mezzo di zucchero. Vado a mettere lo zucchero di canna. Questo è mezzo chilo. Questo e questo è pure mezzo chilo, sono adesso sarà 1 chilo. Non l'ho aperto, eccolo qua. Ha aperto. E sono 1 chilo. Magari qualcuno pensa che è troppo dolce? No. È giusto così. 1 chilo e mezzo. Ops! E allora, ecco qua. 2 chili, vedete? E con questo 2 chili e mezzo di zucchero di canna. E voilà! E voilà! Ecco qua. Arrivato a questo punto, cara amicone, vado a mettere 1 cucchiaino di cannella. E 1, 2, 3, 4, 5 chiodi di garofano, va bene? Un po' di cannella e succo di 2 limoni, perché ne metto mezzo ogni chilo, va bene? Ce ne vorrebbe un altro, non fa niente, va bene così. Lo vado a setacciare, onde evitare i semi. E voilà, moi amicone belle! Approfitto per salutare a Dorotea, Antonietta, detto Tetta, che la chiamano Tetta, ciao, Anna Rita Fiore, che è la mamma Rosalia, ciao, un bacione Rosalia. Detto questo, cara amicone belle, guardate qui, guardate qui, io adesso la vado a mettere nel fuoco e la vado a girare tutta. Ma per girarla, guardate un po', devo scendere il gradino, eccolo qua. Vado a prendere 2 bei cucchiai di legno e mi aiuto per amalgamare il tutto. La vado ad amalgamare bene, bene, bene. La metto sul fuoco, a fuoco medio, medio.
né alto né basso, medio, per un'ora, un'ora e mezza, vedremo un po', vedremo il tempo che si prenderà. Nel fuoco, micole belle, ecco qua. Abbiamo detto fuoco medio. Eccolo. E adesso, cari amicone belle, devo stare qui davanti, qua davanti un'ora, un'ora e mezza, perché va girata, non va lasciata per niente. Ecco qua. Mi piacciono queste riprese, che mi devo fare tutto da me. Tutto da cameraman, da cucinare, da sbucciare, fare di tutto, tutto io, cara amicone belle. Ecco qua, cara amicone. Magari per dargli il bollore, la metto un po' forte e poi abbasso il fuochino. Ecco qua. Vabbè. Faccio prendere il primo bollore e poi abbasserò la fiamma al minimo, al medio, come vi viene bene a voi, e sarò qui a girarla per circa un'ora, un'ora e mezza. Quindi a partire dal bollore conterò i minuti, cari amicone belle. A dopo. Cari amicone belle, guardate qui che comincia a fare bla 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 bla. Sto bla bla, ed ecco che io qui la vado a girare, solo che questo è piccolo, ma mi prendo quello grande, se no mi brucio, mi prendo il mio cucchiaino, il mio cucchiaione, guardate che lungo, così mi metto lontano e me la giro. Amicone belle, sono passati 30 minuti, guardate il colore, lo zucchero di canna, un po' di cannella, vedete il colore come è diventato? Ancora ci vuole un'altra mezz'oretta, io dico che un'ora basta. Guardate, la lascio qualche secondo senza girarla. Vi faccio vedere cosa succede con questa padella, non lo so poi con le vostre. Sta appoggiando sotto, La vado a spostare. Guardate qua come continua, guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Approfitto per salutare a Mario, che lui fa il mercato a Martina Franca. So che è diventato papà di tre gemelline. Auguri a Mario, auguri pure alla moglie. Suonata la campanella, ecco qui, trascorso un'ora e la spengo. Ragazzi, amicone belle, sudata sono. Oh, ho sudato 7 camicie. Ok, ci siamo. Lo spenda, guardate qui, spende il gas. E quindi adesso lo vado a mettere nella teglia, nella leccarda del forno, che ho già messo la carta forno e vi faccio vedere. Guardate qui che bellezza, guardate, questa è la consistenza, guardate. Ecco qua, amicone bello, ho preparato la leccarda del forno, la teglia del forno con della carta di forno. C'è chi mette l'olio, volendo potete mettere anche l'olio, ma io l'olio non lo metto. Ecco qua, vado a versare tutto questo ben di Dio qua dentro. Ecco qua. Eccomi qui, cara amicone belle. E adesso, arrivata a questo punto,
questo me lo lecco dopo. Tutto qua. Prendo la spatolina e vado a fare questo movimento qua. La vado a stendere tutta, va bene? Tutta uniformemente. Ecco qui. Ed ecco qui, cara amicone belle, vedete qui? C'è bisogno manco di passare il livello per vedere se è tutta. E para. E questa cosa va fatta un pochettino veloce perché si comincia a raffreddare, si comincia a seccare, si comincia a induire. Capito? Ecco qua, così. Chi più, chi meno. E questo lo lecchiamo dopo. Ed ecco qua, cara amicone belle, dopo averla stesa bene, la lascio raffreddare, dopodiché la vado a coprire con un tovagliolo. Si prendono dei tovaglioli, ovviamente ben lavati, e si copre, ok? Così, va bene? Ma questo lo coprirò quando è fredda, va bene? E la lascio qui, no, qui nel bancone la sposto per 24 ore. Sì, amicone belle, un'ora per cuocerle, un'altra ora per cuocerla e 24 ore a raffreddare, a rassodare, va bene? Quindi la lascio qui, dopodiché la copro, ci vediamo domani, dopo 24 ore. Amicone, sono trascorse 24 ore da ieri. E guardate qui la mia cotogna, hai visto come è diventata dura? Ma ancora non è pronta, metto un altro foglio sopra così, metto, bella, vedete com'è bella dura così, e vado a fare questo movimento se mi riesce, se non mi riesce la butto per terra. Che dite, ce la faccio o non ce la faccio? Ah, certo che ce la faccio. Quindi vado a togliere, perché ne avevo messe due carte, vabbè, per sicurezza. Quindi guardate qui, gli vado a togliere la carta di sotto e guarda, ve la faccio vedere da vicino, sono qui amicone belle, guardate qui quando tolgo la carta, guardate un po'. Yella voilà, via! Guardate che bella, guardate che bella! Adesso la faccio riposare, la faccio asciugare per altre 24 ore. Ci vediamo domani, alla stessa ora, stesso giorno no, cambia giorno. Quindi ci vediamo domani, amicone belle! Ciao! Bene, cara amicone, sono trascorse altre 24 ore e vediamo come si presenta la cotognata. Come vedete, è più dura di quando l'ho fatta, ovviamente. Guardate qui, arrivato a questo punto, cari amicone belle, prendiamo un altro foglio di carta, glielo metto sopra. Ora il punto qual è? Il punto è che se la fate e avete il sole, avete un terrazzino, vedete voi, dovrebbe stare al sole almeno due giorni per farla asciugare. Se non avete il sole, se non c'è il sole, non avete, ce l'ho io il sole. Se il sole non c'è, perché a volte non c'è, cioè c'è ma non c'è, quindi quando non c'è il sole, quella giornata è bella di sole, che facciamo? Allora, io prendo questa qui del forno, vedete? La metto sopra e me la vado a capovolgere, ok? Così, vedete? Alzo. Vado a staccare la carta, vedete? Ecco qui, e la lascio, la dovrei lasciare asciugare 2-3 giorni in una stanza, in un luogo arieggiato, dove c'è aria, così che asciuga, va bene? Se volete, vi potete mettere qua e volete fare l'asciugamento, è fatto. Ma non è il caso, quindi premura non ce n'è, il tempo ce l'ho. Quindi me la vado a coprire e la lascio così
per altri 2-3 giorni, vediamo come si presenta. Va bene, care amicone belle? Quindi ci vediamo tra 2-3 giorni, vediamo come si presenta. Amicone, siamo arrivati, ecco qui, sono trascorsi 24 4 giorni di 24 ore e abbiamo il risultato della cotognata. Bene, guardate qui la differenza dei primi 24 ore, no? Quando avevo messo la carta si era attaccata e ve l'ha fatta vedere da vicino. Poi il secondo giorno, dopo 24 ore, pure la stessa cosa. Guardate adesso, la carta significa che la cotognata si è asciugata, va bene? Quindi, amicone bella, arrivato a questo punto, adesso andiamo a fare l'imbiattamento e ci sarà l'assaggino. Allora, prima dell'assaggino dobbiamo tagliarla. Allora, come vedete io ho usato questa, la griglia qui del forno per farla arieggiare, così si asciuga prima, eh? Quindi l'ho lasciata quei 3-4 giorni ad asciugare, va bene? Adesso la tiro fuori ed ecco qua, la prendo e me la sposto così, via! E adesso vado a tagliarla, cara amicona bella, e per tagliarla voi volete venire vicino e ve la faccio vedere, non vi preoccupate, però prima vi voglio spiegare una cosa. Ho preso la carta forno, vedete? Poi ho misurato una striscia, faccio l'esempio, no? Prendo il coperchio del contenitore e l'ho misurata, vedete? Ho fatto uguale da qua a qua e me la sono tagliata per lungo e per largo, vedete? Ho tagliato la misura del coperchio. Dopodiché la vado a piegare, così, la piego, vedete? Sto lavorando sopra la cotognata. Talmente bella asciutta che ci sto lavorando sopra, guardate qui, e l'ho tagliato così a metà. Dopodiché ho preso una metà e me la vado a piegare in questo modo, a metà, poi l'altra metà così, e dopodiché prendo e me la vado a piegare così, è uno, è due. Più pieghe fate, più viene, e tre, e me la vado a fare stile sigaretta di una volta, quando mio nonno si faceva la sigaretta. Io non fumo. Eccomi qua. Dopodiché prendete a metà coperchio e andiamo a tagliare così. Stavo andando a tagliare l'altro, a buttare le cose qua, ma non fa niente, amico, una bella. Ecco qua, è venuto mezzo ventaglio, vedete? E fatemelo aprire, eccolo qua, vedete? C'è un bel cerchio da andare a mettere nel fondo della mia pirofila, vedete? Ok? Qui, cari amico, una bella, o usate un coltello per la pizza, o usate un coltello normale, o usate quello che volete, va bene? Come vi trovate meglio. Allora vado a tagliare la misura, la scelgo io, voi ve la scegliete voi, va bene? Quindi vado a tagliare così per lungo, eccola lì, e me ne vado a fare a striscioline. Ho preparato delle carte da fare a caramelle, oltre che a fare nei vasetti la metto anche nelle carte, va bene? Così se vi viene un ospite, un'amica, gliela fate assaggiare. Ecco qua, vedete come la sto tagliando. Ecco qua, finita di tagliarla a striscioline, me la devo tagliare al contrario. Eccola lì. Quindi vado a tagliare così e via. Ed ecco qua, dopo aver finito di tagliare a pezzettini, abbiamo detto che vado a prendere il
contenitore, metto il foglio e metto una foglia di alloro, così, qui. Dopodiché vado a prendere la cotognata, vedete, pezzettino di cotognata, e la vado a mettere dentro, così. E via dicendo, vedete? Una volta arrivato qui, prendete il tappo e chiudete il barattolo. La potete tenere in frigo 4, 5, 6 mesi. Adesso vi faccio vedere come fare le caramelle. Mi sono preparata delle foglie di carta forno. E allora prendo un pezzettino di cotognata, la metto qui. Ecco qua, chiudo, vedete? Chiudo e giro. Uno e due. Ed è voilà, la caramella è pronta. Mettiamola qui. Capito? Allora, di nuovo, cotognata, pezzettino di carta. Potete anche farla così, guardate. Vedete? Così e via, abbiamo un'altra caramella. Ho preso anche un contenitore di plastica, vedete? Ho messo la cotognata dentro, sempre dei fogli di carta forno. Quindi prendete la cotognata che avete già tagliato, vedete, sono già pezzettini, la mettete qua dentro, qualche fogliolina di alloro sopra, coprite con la carta forno, coprite col tappo, eccolo qua, e mettiamolo in frigo. Quando vengono gli ospiti lo possiamo offrire. Ed ecco qua, cara amicone bella, ho terminato oggi la cotognata, me la sono messa nel barattolo di vetro, me la sono messa nel barattolo di plastica, mi sono fatte le caramelle, guardate che belle caramelle, Se viene qualche amicone bella, eccola qui, ci sono caramelle per le amicone belle, e se volete mettere nel tavolino le vostre caramelle, eccole qua. Spero, cari amicone belle, che questa video ricetta vi sia piaciuta. Allora, ringrazio tutti, cari amicone belle, ringrazio tutti voi che vi siete iscritti. Adesso ho perso il conto, quindi io vi ringrazio. Grazie di tutti i bei messaggi, dei complimenti che mi mandate. Che vi devo dire? Vi ricordo che sono una casalinga, che non sono una cuoca, che non sono una pasticciona, sono una pasticciona, che non sono una pizzaiola, sono una semplice casalinga che amo cucinare e condividere con voi, amicone belle, le mie ricettuzze. Quindi, c'ho già la bava ed è arrivato il momento dell'assaggino. Dai, facciamo finta che oggi mi viene a trovare la mia amica Rita, Ciao Rita, eccoti qua la caramella. Oppure Erminia, o Teresa, o Tina, o Maria Rita. Mi raccomando, Maria Rita, quando passi qui con Kelly, bussa e ti darò la caramellina. Maria Rita mi ha detto salutami nel video, è la mia vicina di casa. Ciao Maria Rita. Ecco qua, cara amica una bella. Dopo aver confezionato la caramella, la cotognata, e se vi è piaciuto questo video, condividete con le vostre amiche. Se non vi è piaciuto, condividete pure, così le vostre amiche, se magari vi fanno la testa, dice, guardate a Lucia, così non se ne parla più. Quindi castigate pure le vostre amiche se non vi è piaciuto il video. Quindi, cara amicone belle, lasciate un bel like se vi è piaciuto. Se non vi è piaciuto, vi ringrazio che avete guardato il video. Quindi, cara amicone belle, questo è per voi. Lorella, sto facendo l'assaggino. Mmm.
ma adesso c'è una tira l'altra, guardate, come una semplice caramella, si apre, si prende e si mangia. Ciao amicone belle, ci vediamo alla prossima video ricetta.